Questo stato d'animo l'ho scoperto, l'ho analizzato, l'ho guardato veramente a fondo. Credetemi, non è stato semplice. A me, ad esempio, il contatto fisico, gli abbracci mi stanno mancando tantissimo. Coltivare il pensiero positivo è un'impresa, non è affatto facile in questo periodo. Dopo più di un anno di pandemia siamo tutti più stanchi psicologicamente. Qualcuno comincia ad essere proprio disperato. Comunque è difficile per tutti essere positivi, ottimisti, coltivare l'immaginazione positiva. Il pensiero positivo è un'impresa, non è affatto facile di questi tempi. Molte persone, dicevo, iniziano a mostrare proprio segni di cedimento psicologico. Come se il mondo post-Covid fosse ormai un'illusione irraggiungibile e la vita fosse destinata ad andare sempre avanti così, tra distanziamento sociale, mascherine, serrande chiuse, l'impossibilità di svagarsi, di viaggiare, di vedere gli altri, gli amici. Si cominciano così a sentire le conseguenze dello stress a lungo termine. Il fatto è che non si tratta più, come agli inizi dell'emergenza sanitaria, di resistere ad un carico di stress e di ansia per un breve tempo, un breve periodo. Si aumentano i casi di burnout, non più legati al lavoro, ma all'emergenza Covid, e proprio a causa dello stato di tensione protratto da mesi, diventa insostenibile e soffocante per molte persone predisposte psicologicamente più fragili. Alcuni ricercatori di neuroscienza e psicologia hanno inventato un nuovo termine, cioè cervello pandemico. Hanno dimostrato scientificamente quando il prolungarsi della pandemia stia disturbando le nostre funzioni cognitive e stia aumentando i problemi di insonnia, di depressione, attacchi di panico, disturbi, di ogni genere dal punto di vista psicologico e anche purtroppo i tentativi di suicidio. Insomma, le energie sono esaurite e sta aumentando il senso di isolamento. La capacità di reagire nel breve periodo a una situazione travolgente, drammatica, inaspettata, si è esaurita per molte persone. In questo momento praticamente tutti avvertono l'insostenibilità di questa situazione. Ciò che pesa di più e crea maggior disagio è proprio il distanziamento sociale. È la limitazione della libertà. La sofferenza, spesso drammatica, è nell'aria, si respira e anche chi aveva reagito con prontezza, tranquillamente, con uno spirito di sacrificio l'anno scorso, durante il primo lockdown, oggi si sente ansioso, tradito, incompreso, triste, giù di morale. Quel che più soffriamo è la mancanza di contatto reale e non solo virtuale, non basta con le altre persone, con gli altri, amici, parenti, fidanzati, spesso separati proprio da questa pandemia. Giunti a questo punto non ci accontentiamo più degli strumenti digitali, con internet, il computer, Zoom, eccetera, che non riescono a sopperire alla presenza di persone. Insomma, la domanda fondamentale è dove trovare le risorse per resistere e per reagire, cercando di recuperare l'approccio positivo e scacciando il senso di rassegnazione che comincia a sentirsi in molte persone e che si fa sentire giù di morale, a terra. Io credo che possiamo uscire da questa pandemia più fragili, impauriti, insicuri, deboli psicologicamente di prima, oppure anche più forti di prima psicologicamente, dipende da ognuno di noi, se questa pandemia ci avrà insegnato a prendere una prospettiva nuova dell'esistenza, cioè a prendere e a mantenere una prospettiva globale, cioè completa a 360 gradi della nostra esistenza. Insomma, se questo Covid, oltre agli aspetti negativi e al disagio che ci sta provocando, ci avrà anche aiutato a risvegliare la nostra consapevolezza, la nostra coscienza
collettiva e di conseguenza a ridimensionare le piccole paure della quotidianità. Per riuscire, quando tutto questo sarà passato, a camminare nella vita senza troppi problemi, senza troppi pensieri inutili, prendendo una prospettiva più fiduciosa e positiva, confidando di più nell'organismo globale di cui siamo e saremo sempre una parte integrante, la natura con la N maiuscola. Dio, se preferite prendere una prospettiva più spirituale. Usciremo, insomma, più forti se avremo imparato ad affidarci, a lasciar fare alla natura che sa dove deve andare. In pratica, cioè, se avremo imparato a lasciare accadere. Bisogna attendere e andare avanti con fiducia.